È arrivato anche il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini qui in Abruzzo in occasione del 75esimo anniversario della CGIL di Pescara. Siamo nei pressi del piazzale dell'Ariello di Cepagatti perché il segretario ha partecipato all'assemblea pubblica per parlare di quelle che sono le tante vertenze aperte in Abruzzo. Quella dell'Ariello è una delle tante. Oggi infatti ha partecipato a questa assemblea anche una delegazione dei lavoratori della Brioni di Pescara. Si è parlato ovviamente di lavoro, di continuità e di tutela del lavoro, tanti temi trattati, anche quelli del Green Pass e della manifestazione antifascista che si terrà domani a Roma in Piazza San Giovanni con CGIL, CISL e UIL in risposta all'assalto contro la CGIL nazionale lo scorso 9 ottobre. Vertenze come queste, l'Ariello, la Brioni e altre vertenze che sono in giro per il paese, le persone non si debbono sentire da sole, non si debbono sentire abbandonate. C'è bisogno di intervenire, di impedire che se ne vadano semplicemente licenziando, ma impegnando anche queste multinazionali a trovare soluzioni industriali anche sul territorio e a dare una continuità produttiva e occupazionale. Credo che ci sia bisogno, da un lato, di un provvedimento legislativo che vincoli le multinazionali a trovare soluzioni e a garantire continuità produttive, proprio per impedire che ci sia un utilizzo delle nostre competenze, delle competenze dei lavoratori che poi vengono disperse e delocalizzate in altri luoghi. E dall'altra parte credo che sia importante costruire un rapporto tra il piano nazionale di investimenti previsti nel nostro paese e le necessarie politiche industriali che debbono anche qualificare e sviluppare i territori in giro nel paese. La manifestazione di domani nasce come risposta all'assalto fascista squadristico che è stato fatto alla sede nazionale della CGIL, ma che in realtà è stato fatto a tutto il mondo del lavoro e a tutte le organizzazioni sindacali. Green Pass e lavoro, sono ancora tanti lavoratori che non sono muniti del certificato verde. La cosa che continuiamo a ritenere utile è, visto che la Costituzione lo prevede, arrivare all'obbligo vaccinale per tutti, non solo per chi lavora ma anche per quelli che oggi sono fuori dal lavoro, visto che stiamo parlando di milioni di persone che non si sono ancora vaccinate. Dopodiché, rispetto al Green Pass, noi continuiamo a pensare che i tamponi debbano essere a carico delle imprese, debbano essere le imprese che pagano i tamponi. Perché nel nostro paese non è mai successo che gli strumenti che servono a dare tutela alla salute e alla sicurezza siano a carico dei lavoratori. Dopodiché, nello stesso tempo, abbiamo chiesto al governo che abbassi drasticamente il prezzo dei tamponi e abbiamo contemporaneamente chiesto al governo che ripristini il credito d'imposta che fino alla fine d'agosto c'era, che permetteva a tutte le imprese di scaricare i costi sulla sanificazione che è un anno e mezzo che fanno, senza creare divisioni che secondo noi sono sbagliate, garantendo la salute, garantendo il lavoro a tutti e continuando nella campagna di vaccinazione, perché credo che la soluzione del problema è quello di allargare il numero delle persone che si vaccinano.